Oggi Alessandro e Chiara stanno scrivendo con l'inchiostro indelebile, sapete? E stanno dichiarando a tutti noi e a Dio, ecco, noi ci incamminiamo in questa avventura dove ci pigliamo carico uno dell'altro in modo definitivo. Io l'ho messa a casa, come si suol dire. Sei molto cerbiattone, ma tu mai un cerbiattone. Con questi occhi. Cerbiattone, tutta natura. Sì. Come stai? Bene. Direi abbastanza bene, abbastanza emozionato, ma bene. Su che macchina arriva, lo sappiamo? Lo sappiamo che su che macchina arriva, sì, però ti dico, mi sembra di capire che sia in ritardo, quindi... Non c'è una donna che ho deciso di sposare, no. Dio non ti ha detto che c'è un uomo in mezzo al miliardo di persone che ci sono in giro per il mondo che io ho deciso di sposare, no. Dio ha pensato a voi... Dio ha pensato ad Alessandro a questa donna, non a un'altra. Ciao Albe. Augurone. Grazie. Ciao Alessandro, piacere. Piacere. Allora, sei pronto? Pronto? Non lo so. Ormai dobbiamo fare tutto. Arrivati qui deve essere sì. Pronto per poco. Oggi avete detto questo è prima di ogni altra cosa. Questo rapporto, questo matrimonio, questa unione viene prima di ogni altra cosa. Io, Alessandro, accolgo te, Chiara, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Chiara, accolgo te, Alessandro, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Grazie per condividere con me ogni pezzettino della tua vita. Mi fai sentire fortunato. Sei la persona con cui vorrei condividere ogni gioia e difenderti da ogni dolore. Sei un'amica fedele, una compagna di viaggio piacevole, sei stata una fidanzata incredibile e sarai una moglie fantastica. Sono contento che sia arrivato questo giorno perché, citando un film, quando ti accorgi che vuoi passare il resto della tua vita con qualcuno, vuoi che il resto della tua vita cominci il più presto possibile. We'll be right back.
Nel mio cuore, fin dai nostri primi viaggi in metropolitana verso casa, le nostre telefonate, il vostro viaggio a Varazze, sapevo che sarebbe arrivato questo giorno. Vi ho visti nascere, se fosse così si può dire, e oggi siamo qui insieme. Da quei giorni lontani ad oggi sono cambiate tante cose, ma il vostro modo di guardarmi negli occhi no. Ho impressa quella foto, quello sguardo di voi sulla spiaggia che vi ho fatto a Varazze. E il modo in cui vi sostenete a vicenda e il fatto che per Chiara Ale sei fondamentale. Alessandro, hai una mente fine e sei capace di guardare le cose in mille maniere, trovando sempre una chiave di lettura positiva. La vita ti ha regalato Chiara, che è e dovrà rimanere sempre uno stimolo per raggiungere gli obiettivi sempre più grandi, sempre più importanti e sempre migliori che sceglierete insieme. Una delle cose più belle della vita è tornare a casa la sera e trovare quella persona che ti completa. Io vedo sempre un'opera. Questa è un'opera, quella di Dio. Ha fatto sì che queste due persone decidessero di dirsi va bene, ci sto. E questa è l'opera che Dio ha iniziato. Quest'opera Dio non la lascerà, la porterà a compimento. Ecco ragazzi, io vi auguro di continuare questa strada sempre, insieme, iniziata 11 anni fa, ma mano nella mano. Mano nella mano adesso che la strada è lineare, asfaltata e lungomare. E sempre mano nella mano anche quando la strada presenterà delle curve, delle buche e sarà sotto la pioggia. E sempre mano nella mano, ma con la stretta un po' più forte, quando troverete delle salite faticose o delle eccitanti discese. E se la stretta di uno dei due si farà più debole, l'altro stringerà più forte e viceversa. Queste due persone, io credo che ognuno di voi lo sappia nel vostro cuore, loro hanno una capacità di amare che è di una purezza estrema, loro sono capaci di seminare in loro stessi e in ogni amico, parente, il seme dell'amore. Io quando li vedo cambio umore, divento più allegro, più simpatico. Siamo tutti qui oggi ovviamente perché gli vogliamo bene, ma sono bravi loro, hanno qualcosa di incredibile, sono di una dolcezza straordinaria. Sono contenta che il destino mi abbia dato te e sono contenta di aver avuto mille più momenti da ricordare insieme a te. Spero di vivere ancora tantissimi anni insieme, canticchiando la domenica mattina mentre facciamo colazione o improvvisando un karaoke in macchina. Una volta a settimana ti proporrò il mio piatto speciale, uova all'occhio di bue, e se non era preparata, giuro, e se un uovo si romperà in pentola sarà sempre casualmente il tuo. Non so cosa il suo futuro ci riserva, ma sono certa che ne tireremo fuori qualcosa di buono. Come ci diciamo sempre, PS contro ogni avversità. Ilaria, se 11 anni fa non accettavi quei 10 euro da Chiara per andare non so dove e lasciarci da soli a conoscerci meglio, forse oggi non saremmo qui a festeggiare insieme. Forse erano addirittura solo 5. Erano 20. Chiara, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sono un po' agitata, con le mani gonfie. Brava, spingi. Sei stretto, sta notte l'anello. Fa caldo. Okay. È andato. Adesso ti tocca. Tocca a me? Sì. Ai. Aspetta. Dammi la sinistra. Alessandro, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È andata meglio. Grazie.
nei secoli. Puoi baciare la sposa se vuoi. Non è in piedi. Facciamo un applauso.